Con l'arrivo delle prime schede video da gaming di Intel, la nuova stagione del PC gaming vedrà scontrarsi non due, ma tre avversari di tutto rispetto. Ancora non sappiamo cosa ci attende, ma tutti e tre offriranno metodi per aumentare le prestazioni. Alcuni già sul mercato, altri ovviamente ancora in fase di sviluppo. Ma una cosa è certa, ci sarà da divertirsi. Prima di scoprirlo, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. L'arrivo di un terzo concorrente potrebbe definitivamente sconvolgere gli equilibri nel mercato del gaming su PC. Se tutto andrà come preannunciato, entro il primo trimestre del 2022 potremo mettere le mani sulle schede video Intel Arc di prima generazione, soprannominate Alchemist. Siamo ancora lontani dal traguardo, ma allo stesso tempo non siamo mai stati così vicini, anche grazie a quanto mostrato proprio durante l'Architecture Day 2021. Il lancio delle nuove GPU Intel si preannuncia reboante sotto tanti punti di vista. Anzitutto, il colosso americano ha stretto un accordo con il più grande produttore di semiconduttori del mondo, TSMC, per il suo nodo avanzato a 6 nanometri. Grazie a questo accordo e al lavoro incessante del settore gaming di Intel, le nuove schede avranno già al lancio un hardware dedicato per il ray tracing e soprattutto delle unità chiamate XMX, che apriranno le porte all'accelerazione mediata dall'intelligenza artificiale sin dalla prima generazione. Un traguardo che ha dell'incredibile, e sappiamo già cosa comporterà per il mercato. Insieme alle nuove schede, infatti, Intel ha anche svelato il suo ambizioso progetto XeSS, cioè un metodo di supersampling basato su reti neurali e quindi sul deep learning. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quali sono le differenze fra DLSS, XeSS e il Super Resolution di AMD? Intel non si è sbottonata più di tanto sul nuovo XeSS, per ora quindi possiamo fare solo una disamina parziale. Da quanto si è visto finora, XeSS e DLSS sembrano quanto mai simili e vicini fra loro, ma solo la reale applicazione potrà sancire il vincitore assoluto. Certamente, il DLSS può contare sull'esperienza acquisita sul campo, a distanza ormai di anni dal lancio ufficiale. Intel, dal canto suo, a margine della presentazione dei nuovi processori Alder Lake, ha mostrato lo stato dell'arte della sua tecnologia al lavoro su Hitman 3 e The Rift Breaker, con risultati molto convincenti. La differenza con l'upsampling prodotto da AMD, invece, è quanto mai sostanziale. Quella di AMD, infatti, è l'unica tecnica del lotto a non sfruttare l'intelligenza artificiale. Per questo motivo la sua compatibilità è larghissima e infatti sarà possibile sfruttarla non solo su schede AMD, ma anche sulle soluzioni di Nvidia e sui processori APU di AMD con grafica integrata. Ovviamente non è ancora chiaro se verranno supportate anche le schede video di Intel, ed è anche troppo presto per avanzare ipotesi. La tecnologia Fidelity FX Super Resolution, inoltre, ha l'enorme vantaggio di essere open source e la sua implementazione richiede appena un paio di giorni. Questo sistema, però, potrebbe non garantire gli stessi risultati del DLSS di Nvidia. La forza delle reti neurali consiste nell'effettuare l'upscaling basandosi sull'immagine originale, ma anche sul fotogramma precedente sfruttando i vettori di movimento. La tecnologia di Intel sembra basarsi sugli stessi principi, con un supercomputer addestrato su immagini ad elevatissima risoluzione e delle schede video dotate di unità in grado di utilizzare modelli prodotti proprio dal supercomputer e distribuiti tramite driver. Queste tecniche, quindi, usano la storia dei fotogrammi già proiettati per ricostruire fedelmente l'immagine successiva, aggiungendo in questo modo elementi chiave per risalire anche al movimento dei soggetti a schermo. Per questo, DLSS e XeSS possono essere definite come delle metodiche di upscaling di tipo temporale. L'AMD Fidelity FX Super Resolution, invece, è una metodica spaziale e sfrutta uno speciale algoritmo per aumentare la risoluzione dell'immagine senza usare strumenti come i vettori di movimento o lo storico dei frame precedenti. Non può essere quindi paragonata alle altre due tecnologie in termini di precisione nella ricostruzione dell'immagine, anche se a qualità bilanciata ed elevata riesce a fornire delle ottime prestazioni. In tutti i casi siamo di fronte a un'interessante svolta per l'industria videoludica, dato che l'arrivo di queste metodiche di ottimizzazione all'avanguardia consente agli sviluppatori di spremere ancor di più l'hardware, anche al di sopra delle naturali potenzialità delle schede video in termini di potenza bruta.
Adesso, come al solito, tocca a voi. Cosa ne pensate delle tecnologie messe sul piatto da Nvidia e AMD? Intel riuscirà a mantenere le sue promesse e arrivare sul mercato con delle schede video all'avanguardia da riuscire a colmare da subito il divario con i giganti del settore? Fatecelo sapere, come al solito, nello spazio dedicato ai commenti.